L'importanza di una sana alimentazione, è indiscussa. Oggi possiamo sempre di più recuperare i valori della nostra tradizione culturale, proponendo sempre di più la dieta mediterranea, con la sua ricchezza di frutta, di verdure e quindi di fibre, di sali minerali e di vitamine, con la ricchezza di olio extravergine di oliva e quindi di grassi, acidi grassi poliinsaturi, ma anche la ricchezza di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie naturali. Accanto ad una dieta sana mediterranea, sicuramente l'abolizione di merendine, snack vari che sono cibi poveri di calorie sane e che invece sono ricchi di sostanze che aumentano il rischio di aterosclerosi, l'abolizione del fumo di sigaretta che solo condiziona un aumentato rischio di neoplasie, di tumori, soprattutto tumore del polmone, ma anche di rischio di ictus e di infarto, dell'astensione dal l'utilizzo di sostanze alcoliche, soprattutto superalcolici, lo diciamo soprattutto per i nostri giovani, e sicuramente ridurre l'aggiunta di sale agli alimenti che già hanno il contenuto di sale adeguato per quella che è il massimo dosaggio appunto consentito di introduzione di sodio nella dieta. E non ultimo, un'attività fisica che sia non sporadica, ma che sia un'attività fisica assolutamente inserita nella quotidianità del paziente.